Ciao a tutti amici, io sono Valentina, benvenuti nel mio canale e oggi iniziamo insieme una nuova illustrazione. Questa illustrazione eh, non avrà come soggetto eh, quello che abbiamo visto precedentemente, ma avrà i fiori e faranno parte della, della mia collezione Victorian Flowers. Eh, questo fiore l'ho scelto per un buon motivo. E praticamente una mia cara cugina mi ha chiesto eh, diciamo ha espresso il desiderio eh, che io dipingessi una, un diciamo un, un fiore con le tonalità del blu, del celeste e, e quindi niente ho deciso di accontentarla eh, perché mi fa molto molto piacere e eh, lei si chiama Chiara, <ride> Chiara ti saluto, ciao! E, eh, e ho deciso che appunto eh, questo dipinto lo chiamerò I Fiori di Chiara, proprio ispirato a lei. E, eh, ho scelto questo tipo di fiore perché me la ricordano tantissimo, eh, lei è una ragazza molto bella, molto solare, molto fresca. Eh, Molto semplice, dunque cercando un po' un, un tipo di, di, di foto, di esempio che mi ispirasse, ho trovato questi e appunto me la ricordano. Quindi iniziamo. Allora, io utilizzo sempre il mio eh, programma che ho sul mio tablet che si chiama Autodesk Sketchbook. Per chi non ha visto i video precedenti, eh, lo ricordiamo, e eh, ho selezionato mh, la grandezza mh, di 3000 x 4000 pixel. Ok, e, eh, e niente, cominciamo. Allora utilizzo una matita. Eh, questa si chiama matita da disegno artistico eh, questa praticamente io non ho, non ho toccato quasi nulla delle impostazioni diciamo di base e avanzate eh, così l'ho lasciata proprio così perché mi va bene in questo modo e, eh, e niente mm, allora adesso uh, io procedo mm, diciamo come prima fase a uh, decidere la posizione della della composizione quindi il livello ce l'abbiamo, ok, perfetto, andiamo avanti. Mm, questa è oddio, sì, questa è una prima bozza ovviamente. Eh, poi ci sarà tutto, tutto il resto, diciamo è un po' per farci l'idea di come verrà finito finita l'illustrazione ok e ok intanto uh, sono molto contenta de dei risultati dei miei video ho visto che uh, ci sono diverse visualizzazioni uh, un bel po che non, sinceramente non, non mi aspettavo e, eh, quindi se uh, siete stati voi a vedermi in, questi, in, questi, in questo periodo, diciamo, in cui ho iniziato il video, vi ringrazio tantissimo, sono veramente veramente felice di questo perché non, davvero non me l'aspettavo, era una, una prova, <ride> ho voluto fare una prova per vedere un po' come andava e diciamo che sono rimasta molto soddisfatta, quindi... Grazie, grazie a tutti, a tutti voi che mi state guardando e mi state seguendo anche. Ok, questa parte è un po' noiosina, io stessa non, non la amo particolarmente, però, però è necessaria. Non so se nei video precedenti vi avevo detto che ho in mente di iniziare un altro, un altro dipinto che riguarda la collezione Garden of Dolls, eh, che eh, voglio dedicare all'amore colpevole, che eh, in florigrafia è eh, rappresentato da, dall'aconito. Non so se, se conoscete il tipo di fiore, il tipo di pianta. È un fiore sul violetto, colore che io amo, <ride> penso che l'abbiate intuito. È, eh, diciamo che è, è molto bello: è un bel fiore, però è anche molto, molto, molto velenoso. Okay. Diciamo che ci può piacere. Mm. Oddio, perché qui ho disegnato in un altro, in un altro livello. Ecco, eh, eh, scusate un attimo, che accendo l'aria perché oh, c'è veramente un caldo impossibile in questi giorni. Allora, ecco qua. Mm. E qui faremo un po' di... insomma, non, non mettiamo a fuoco il disegno, disegniamo un po' di petali e, e lo lasciamo un po' al caso. Scusate se ho la voce un pochettino rauca uh, o tremolante, ma uh, con questo caldo e gli sbalzi di temperatura mi sta veramente provando e quindi la mia voce è un pochettino ne risente. ok all'incirca mm, può andare <ride> vorrei però abbassare questa zona qui quindi sapete cosa faccio io allora intanto mettiamo lo sfondo trasparente eh, ve lo spiego un attimino allora eh, lo sfondo trasparente è semplicissimo basta andare qui nel, nel menu di destra in fondo in basso, dove c'è scritto sfondo e eh, c'è presente, vediamo se riesco a zoomarvelo: no, <ride> allora avvicino allora, un pochettino. Qui in basso c'è scritto sfondo, dove potete selezionare il colore dello sfondo e c'è un occhietto. Se voi cliccate su questo occhietto, si sbarrerà e in automatico avverrà il, diciamo, il canale il, lo sfondo trasparente. Allora mettiamo lo sfondo trasparente e uh, lo salviamo, salva schizzo. Questo è un metodo che utilizzo per uh, modificare la composizione in modo da non doverlo ridisegnare. Uh, Nuovo schizzo 3000x4000, ok. Dopodiché andiamo su Importa immagine e importiamo l'immagine che abbiamo appena disegnato, che è questa. E la posizioniamo come, come ci interessa, insomma. Io vorrei un attimino centrarla un po' di più, quindi diciamo in questo modo era un pochino più grandetto così fine allora cominciamo con lo sfondo vediamo un po mm. allora intanto eh, seleziono il mio amico pennello che uso praticamente sempre e vediamo un po di dare un po di colore allo sfondo eh. Cominciare ad abbozzare quello che non sarà definito, allora, mm, no, questo non è un colore che va bene. Vediamo un po' se troviamo un colore che gli possa assomigliare. Mm, allora, intanto iniziamo con questo. Uh, uh, vediamo, abbozziamo qui. Vedete, questo pennello ha proprio la funzione di, uh, come nella, rea nella realtà diciamo, di mettere il colore sulla, sulla tela, su sul supporto che andremo ad, ad utilizzare, in questo caso sul foglio di lavoro in digitale. Ok, abbozziamo un pochettino, poi tanto andrò successivamente a sfumare, farò un ecco fatto, abbozziamo un po qui un po così ok diamo un colore di base poi andremo a mettere successivamente altri colori allora li voglio un blu Mm, scuro scuro però anche vediamo un po più verso il blu oh, così vediamo un po ok ok fatto eh, non, non vi spaventate se aiutate bollente <ride> se eh, adesso è un po' tutto così a casaccio ma è tutto normale successivamente si trasformerà state ne certi allora così e così vediamo un po di trovare un colore un po più chiaro Um, questo light hydrangea, ok. Se non sbaglio è l'ortensia, mi pare, in effetti lo ricorda, ok. Riprendiamo il nostro blu scuro, ok, però questo è un po' più tendente verso, leggermente tendente verso il viola, non mi dispiace perché effettivamente questi, uh, questi boccioli sono un po' un, un blu sul viola, un po' che tende più ad andare sul viola, mi stavo <ride> legando la lingua aiuto ecco fatto <ride> ce la posso fare ecco 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 mm, vediamo diamo un po di movimento allo sfondo così Così. E io direi anche di mettere un bel colore chiaro, un celestino proprio, come lo chiama, pale blue grey Ok. qui dove praticamente c'è la maggiore esposizione alla luce ok vediamo un po' andiamo a sfumarlo prendiamo mm, no questo questo si chiama pennello a setole tonde con sbavatura. Io questo un pochettino l'ho modificato diciamo a mio piacimento e poi se mh, durante il, il lavoro mi, mi serve lo vado a modificare qui dal menu, dal menu veloce diciamo. Adesso andrà a scatti. Scusate se eh, ho tagliato questo pezzettino, <ride> eh, ma eh, almeno eh, sono andata un po' avanti così non, non stavamo lì ad aspettare che elaborasse tutti i pixel. Comunque è normale che un pochettino lo faccia perché comunque, son, anche se non sembra, è una dimensione molto, molto grande eh, e quindi comunque elaborare tutto il resto, tutto quanto è un po' viene un po' in salita allora selezioniamo un altro livello prendiamo il nostro pennello e vediamo un po' di dare mm, i colori ai fiori allora esterno del fiore questo blu vediamo In corso d'opera, contate che il disegno, anche la composizione stessa, l'idea è tutto varia perché magari non, non, non ci piace come è uscito, magari eh, vogliamo aggiungere qualcosa, o insomma, vai a vedere cosa, cosa viene in mente all'artista nel frattempo e quindi spesso spesso cambiano in corso d'opera, ecco. Mi sta scivolando tutto. Allora, ecco. Qui c'è questa rientranza. Mm. questo per

Vediamo un po' un celestino chiaro. Mm. Questo non è proprio un celeste, è ice blue. Mm. Sì, ci può stare, tanto comunque poi andiamo ad aggiungere altri colori e si creano poi sfumature, eccetera, eccetera. Ok. Spero che nel frattempo questi video, diciamo, uh, tutorial uh, di chiacchiere e così via uh, possano essere anche rilassanti nel frattempo. Allora, questo mi serve, Bluftalo, allora, non vi preoccupate che tanto poi andiamo a sfumare, come abbiamo fatto per lo sfondo, mi sta scivolando il tablet, <ride> ecco, ok. Comunque tengo, ci tengo a sottolineare che eh, il processo è identico o quasi a quello che avviene sulla tela, sulla tela classica, diciamo. Colore, metti il colore, sfumi, metti il colore, sfumi, vai avanti, insomma, poi aggiungi dettagli, luci e così via. Quindi non, non è che sia diverso dalla realtà. o o più facile o insomma non certo ci sono degli aiutini come abbiamo visto nei video precedenti ma sono proprio cose uh, irrisorie in confronto a poi a tutto quello che che andiamo a fare è un po come per esempio per, uh, um, per la simmetria o o per le maschere, ma è come un po se nella realtà vai e ti costruisci una, uno stampo, uno stencil, insomma, e lo utilizzi sulla tela. cioè, non, 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 è, non è che sia, non si possa fare. quindi Allora, aggiunto un po' di lucci, mm. continuerei a aggiungerne anche qua. E anche qua e anche qua. Mm. Devo ancora decidere se uh, aggiungere anche le mm, goccioline d'acqua, non lo so. Vedrò successivamente. Man mano che andiamo avanti, uh, vediamo. Allora. No, questo, ma sì. Adesso diventa una cozzaglia di colori, <ride> lo so. È tutto nel, nella normalità. Ok. Non mi piace molto il centro, questo centro arancione. Vediamo un po' come ci potrebbe stare allora. Sono due colori complementari, proprio esattamente complementari. Peach puff uh, vediamo un po' ho messo sì, un altro livello così in caso uh, cancelliamo direttamente. Mm, dai, non è così male, poi eh, ovviamente dandoli la luce la sfumatura giusta sarà molto più bello non è così male vediamo un po allora questo sta sopra e questo sta sotto quindi andremo ad aggiungere un altro livello in modo che andremo andremo andiamo perché lo facciamo adesso a uh, dare il colore all'altro fiore allora io inizialmente quando insomma, ho cominciato a lavorare con, con autodesk o comunque le prime volte con la tavola grafica con il tablet scusate non tavola grafica ehm, non lavoravo per livelli infatti eh, mi uh, incasinavo <ride> un pochino quando dovevo andare poi a lavorare che ne so sullo sfondo dovevo stare attenta a non sfumare vicino oppure sopra l'altra parte di colore e, insomma era un pasticcio e poi un giorno <ride> ho scoperto i livelli e allora da lì insomma Sicuramente il lavoro meglio. E poi, comunque, eh, la sovrapposizione un po' lavora come la sovrapposizione delle velature nell'olio, no? Eh, si possono creare degli effetti molto belli se usata bene. se usati bene anzi maschile plurale allora uh, questo quanto siamo saremmo già più di 20 minuti um, ma sì, dai continuiamo con questo facciamo anche l'altro e poi eh, ci fermiamo qua e lo proseguiremo proseguiremo insieme nel prossimo video allora uh, non voglio fare troppe prove per i video troppe insomma stare lì a girare a rigirare perché vorrei che uh, questi video siano abbastanza spontanei e non, uh, non troppo costruiti, ecco, e quindi anche tutti gli errori che uh, farò farò con le parole penso che ci possano stare, penso poi ovviamente dipende da voi, però dai, mi sembra una cosa simpatica almeno uh, esce un po' pochettino di più. Quello che sono io attraverso anche il video, penso, eh? poi ovviamente ognuno di noi ha le sue opinioni. Allora abbiamo abbozzato anche questo, io direi di fare il terzo che sta sempre sotto, e eh, eh, andrei sì, con questo esatto. Ok. Sì, vado molto, molto a casaccio, non è che sto lì a, a stare attenta ai contorni, oh. tanto poi è la prima bozzatura, diciamo. Io ho sempre lavorato così, anche, anche nei dipinti su tela, ho sempre prima bozzato e poi sono andato, vado, oh, andavo a... <ride> ho detto tutti i verbi in una sola frase, <ride> i tempi dei verbi, e poi andavo a sfumare successivamente col pennello, allora, un po' di luci. Ok, andiamo un pochettino a sfumare. Eh, sfumiamo prima i sotto i fili di sotto. No, stavo sfumando quello di sopra. <ride> ok. Un po più piccolino. Sembra un po' una magia, l'ho sempre pensato. per sfumare eh, i colori trasforma proprio le cose poi io amo questo effetto un po mh, non troppo definito eh, un po così onirico un po mh, magico sfumiamo un po l'interno Okay. adesso questi sembrano molto uh, brutti <ride> perché eh, non ho messo mh, molti colori quanto il primo che abbiamo fatto poi tanto comunque ripeto continueremo ad aggiungere a trasformare insomma mm, un'illustrazione un dipinto in continuo cambiamento mm -mm -mm. Va bene, io direi che possiamo fermarci qua per questo episodio. Continuiamo nel prossimo video. Eh, eh, continueremo ad aggiungere il colore, a definire un po' più la composizione. Quindi lasciate un mi piace, un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo presto. Ciao a tutti.